dobbiamo escludere naturalmente i campionati nazionali che non fanno gonfiati, test, esatto, soprattutto prima delle Olimpiadi, per impressionare, per dare un certo tipo di tono. Adesso andiamo a vedere Laura Lepisto prima delle europee a Vancouver. Lepisto che ai giochi aveva ottenuto il 10° punteggio con 61,36, aveva battuto Carolina Kostner a Helsinki, poi è stata battuta da Carolina invece a Tallinn, un'Europa comunque un po' lontana rispetto all'Asia nel finale a 5 cerchi. Musica di Carl Jenkins per l'allieva di Virpi Ortanen. Riplotolub meraviglioso, lunghissimo. Riplotolub molto bene sulla battuta della musica, questo può portare su il GOI. Un sacco di livelli sia nelle spirali che nei passi che nell'ultima trottola. Dovrebbe andare dietro certamente la Makarova, senza parlare appunto di Carolina Kostner, che manterrà così la seconda posizione. Penso questo significa anche più indietro, sai. Questo significa che Carolina parte dalla seconda posizione prima dell'ultimo gruppo, che vede le favorite Nagasu, Yuna Kim, ma bene anche la Suzuki e Flat. Ricordiamo che il doppio Axel fallito dalla Lepisto ha un valore base di 3.5, però considerando la penalità 3.5 a meno 3 vanno sottratti 2.1 e quindi rimane ben poco di quel doppio Axel, più bisogna vedere se 4. Le danno la caduta o meno, perché poteva essere dubbia questa caduta. La regola dice se la maggior parte del peso del corpo non è sui pattini ma è su qualche altra parte del corpo che appoggia sul ghiaccio.
Ora se poi la rivediamo cerchiamo di dare la nostra opinione. Michael Webster lo vedo molto concentrato. La mia impressione è che tu stia già pensando al free dance di questa sera. Federica Fagliera, Massimo Scali, Anna Cappellini, Luca Ranotte. Stavo pensando, questo ragazzo qui, come è partita bene. Ero proprio entusiasmato da come stava partendo. Poi fino a quel doppio axo, poi si è lasciata andare. A quel punto lì proprio si è chiuso l'interruttore. Sì, assolutamente, la prima combinazione è questa che vediamo, era strepitosa, la lunghezza, scorrevole, preciso l'arrivo del secondo, quasi più veloce dell'arrivo del primo, e poi dopo quell'errore sul doppio axel, credo che abbia perso anche del tempo, e mi sembra che lei in questo programma abbia tutto molto stretto sulle battute musicali, e quindi è difficile, se perdi un po' tempo sulla caduta poi non devi riaggiustarti su altri elementi, e lei credo che abbia così cercato di far così. Intanto vi ricordo il nostro sito internet www.mondialidipattinaggio.rai.it e i nostri esperti Michael Webster, Franca Bianconi, Silvia Fontana e Valentina Marchei rispondono alle curiosità, alle vostre domande tecniche, ripeto, soltanto domande tecniche e di contenuto di pattinaggio, non altro, per i nostri esperti. Andiamo a vedere adesso il punteggio della Lepisto prima di andare a stilare la classifica, che vede in questo momento soltanto tre atlete in grado di superare la soglia del 60. Carolina Kostner resterà saldamente in seconda posizione. Il punteggio, prego. 64. No, non è possibile. 64 e 30. Vediamo la scheda, che cerchiamo di capire che cosa è stato calcolato. Allora, triplo throw, triplo toloop a 9 punti e 60, il triplo loop 6 perché ha guadagnato un punto di GOI, Francis Spin a 4, layback spin a 3 con un +1 di GOI.